Cioè, amiche e cioè, amici, come distinguere un uomo timido da uno chiuso nei tuoi confronti? Questo video per rispondere a Sirenetta, di cui non conosco il nome, che mi segue su YouTube. Ora, ci sono moltissime differenze a livello posturale, a livello di comunicazione non verbale tra un uomo timido e un uomo che è chiuso, che è ostile, che diciamo non è in sintonia con te, perché sono due categorie di segnali e di posture completamente diverse. La postura del timido e la postura o diciamo i segnali di rifiuto. Allora, partiamo dalla postura del timido. Allora, l'uomo timido intanto tenderà ad agire in questo modo. Tenderà a tenere, ad esempio, quando interagisce con te, ad abbassare spesso lo sguardo, soprattutto quando parla. Perché magari riesce a guardarti quando parli tu, ma quando parla lui tende a tenere lo sguardo più sul basso. Parla, ma non cerca il contatto oculare mentre ti parla. Mentre un uomo che ti rifiuta, potremmo dire che fa esattamente il contrario. Tende a guardarti spesso quando, diciamo, parla con te, e invece quando non parla con te tende a essere distratto, a rivolgere lo sguardo altrove, proprio per manifestare questa indifferenza nei suoi confronti. Quindi la gestione dello sguardo è completamente opposta. La gestione della postura è completamente opposta. Un uomo che, diciamo, è timido tende ad avere una postura a chiusura. La posizione fetale è quella tipica dell'uomo timido, quindi che manifesta in questo modo, è proprio una chiusura su se stesso, in questo modo. La chiusura, invece, la postura dell'uomo che ti rifiuta è aperta, ma con un gesto di chiusura, con le braccia davanti in questo modo, ma è comunque una postura aperta, aperta in questo modo. Non è questo tipo di postura dell'uomo timido. È aperta, ma o con una barriera davanti, io metto il braccio davanti come rifiuto, o metto le braccia, quindi la postura è una postura in questo modo. Diciamo, anche la posizione delle gambe è comunque completamente diversa. Un uomo timido tenderà, diciamo, ad essere aperto nei tuoi confronti con le gambe, perché comunque non implicano un contatto, un coinvolgimento, insomma, riesce a sostenere questo, quindi tenderà ad accavallare le gambe verso di te, ma come dicevo, lo sguardo sarà basso. Mentre chi ti rifiuta tenderà ad accavallare le gambe proprio nella direzione opposta, per escluderti. Poi ci sono tantissime altri segnali. Chi ti rifiuta tenderà a fare la smorfia quando tu parli, che potrebbe sembrare una specie di segnale di ammiccamento, in realtà è una smorfia, può essere fatto in questo modo o in questo modo qua. E significa proprio che c'è un rifiuto nei tuoi confronti, mentre un uomo timido tenderà al limite, quando parla, a coprirsi la bocca proprio per evitare che possa le sue parole possano andare, quindi tenderà a parlare in questo modo. Chi ti rifiuta invece, questi sono i segnali tipici, quindi una postura completamente diversa. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!